Il ristorante Daniel nasce da un'idea durante una chiacchierata con uno chef importantissimo che per me ha significato molto, che è Michel Drogro, il quale mi parlò di una bellissima esperienza che voleva fare e che avrebbe voluto coinvolgermi sulla fattura contemporanea italiana a Tokyo. Da lì nacque l'idea di fare una cucina italiana contemporanea e dissi, beh, un domani dovessi mai aprire un ristorante, farei un ristorante di cucina italiana e lo farei anche in Italia, visto che oramai diciamo la globalizzazione che abbiamo vissuto ci mette in condizioni, anche in una città come Milano, di avere moltissime differenti tipologie di cucina e di cultura, quindi, da poter sfruttare. Quindi mi sento, tra virgolette, uno straniero in patria. Ed essendo riuscito a trovare una realtà, una location in cui il cliente può entrare e la prima cosa che vede è noi cuochi e la cucina, in maniera totalmente trasparente, come potete ben vedere, dove diciamo non c'è nessun filtro, nessun schermo protettivo, cioè non c'è nulla che ci tiene lontani dal nostro commensale. Molteni, tutto questo significa che cosa? Significa eleganza, significa anche sicurezza e per certi versi trasparenza, che sono un po', diciamo, i tre aggettivi con i quali definisco anche la mia cucina, che è sicuramente elegante, sicuramente trasparente, per cui diciamo è il giusto contorno e il giusto abito al nostro piatto. Ho scelto Electrolux semplicemente perché ritengo sia tra le aziende oggi leader nella realtà di collaborazione con noi cuochi, con noi professionisti. Risultano essere quasi una nostra estensione per certi versi. Ci facilitano molto il lavoro e se abbiamo le competenze tecniche giuste possono esserci dei grandissimi risvolti.